La Domenica delle Palme, che non è la Domenica ai Caraibi, è l'unica domenica dove si leggono ben due Vangeli. Il primo, che è piccolo piccolo e si legge prima della messa, quando si fa la processione con tutte le palme. L'altro invece si legge durante la messa ed è lunghissimissimissimissimissimo, perché racconta la passione di Gesù e non è mica corta. Ora, in tutti e due i Vangeli abbiamo un protagonista in comune, oltre Gesù, la folla. E l'evangelista Matteo ci dice che la folla era numerosissima, un mare sterminato di gente. Solo che quella folla non era libera, perché la terra di Israele era sottomessa ai romani e il popolo di Israele soffriva questa cosa, quindi aspettava qualcuno che venisse a liberarlo. Siccome Gesù faceva un sacco di miracoli e parlava anche bene, tutti pensavano che Gesù poteva essere il liberatore, e difatti lo era. E allora tutti contenti gridarono: che significa? Salvami, ti prego, salvami, salvami, se non ho la forza per salvarmi da me, salvarmi da me. Salvami, ti prego, salvami, salvami te. E così Gesù entrò a Gerusalemme da Salvatore. E passò un giorno, e passarono due giorni, e passarono tre giorni, e passarono quattro giorni. Ma Gesù non stava liberando nessuno. Finché al quinto giorno si stufarono ad aspettare. E siccome Gesù ai capi dei sacerdoti stava antipatico, volevano eliminarlo, uccidendolo. Il problema è che non potevano, perché la giurisdizione era dei romani. Allora lo portarono da Pilato, che era il governatore, ma il governatore se ne voleva lavare le mani, perché era una questione religiosa e a lui non gliene interessava niente. Allora, a chi la facciamo decidere questa decisione su Gesù? Alla folla, che però non gridava più, ma iniziò a gridare, cioè: togliamolo di mezzo, perché non è lui il liberatore. E in altre parole, in mezzo alla folla ci sei tu. Perché sicuramente tu pensi: adesso il Signore mi libererà da tutti questi problemi, no? Magari all'inizio lo fai pure entrare nella tua vita, tutto contento. Ma poi, quando vedi che non ragiona come te, che fai? Gridi crocifiggilo? Perché il Signore libera, ma non come dici tu. Anche se non come pensavano gli altri quel giorno li ha salvati lo stesso.